perso la voce a furia di urlare ogni giorno in questa radio. È il tempo di questo dannato posto che sembra avercela con noi, e magari la mia trasmissione non arriva nemmeno, valla a sapere. Non riesco a capire una parola di quello che dice Willard. Sta andando tutto a meraviglia, signore. Tira su la trivella, tirala fuori. Spegnetela, spegnetela! Ehi, spegnetela! Dovreste venire a dare un'occhiata al sito numero 2. E adesso che facciamo? Fatela saltare! Trovato altro del meteorite? No, qualcosa più recente di quello. Dannazione! Billy! Non fate saltare quell'esplosivo! Dovete... ricevuto! Non fate brillare l'esplosivo! Maledetti idioti! Questo luogo ha una storia un po' movimentata.
Thank you.
C'è nessuno? Cosa? Che cosa volete da me ora? Niente di troppo preoccupante, tutto bene? Se vi fermaste un attimo, io starei bene. In forma al 100%, proprio... Se ci fermassimo un attimo, di che cosa stai parlando? Tutti voi, centinaia di voi, che parlate, urlate, mi fate esplodere il cervello! Non ho ben capito da dove sei sbucato fuori, ma io voglio solo sapere dell'artefatto in fada. È nel tempio? Magia voodoo, ecco che cosa. Io non toccherei mai quella roba. Non è voodoo. Senti, c'è qualcun altro qui con te? Sì, Randy e Rory. Randy e Rory? Dove? Che state facendo qui? Beh, loro hanno scelto di rimanerci in quel tempio. Gli avevo detto di non entrare, li avevo avvertiti. Ora non credo possano fare molto, sepolti sotto mezza tonnellata di fango. Io... me ne vado. Con il prossimo autobus. Questa giungla proprio non fa per me. E tu dovresti fare lo stesso. Ma non mi sembri una che ascolta i consigli. Che si preoccupa se le dico che morirà là dentro. Sì, morirà!